C'era una volta un paese vecchio quasi quanto l'umanità. Questo paese si chiamava e si chiama Valogno e il grigio si era oramai impossessato non solo delle mura quasi millenarie del paese, ma anche degli animi delle persone. È un borgo particolare, ci sono zone dove il telefono non si prende, quindi non si riesce ad avere la ricezione telefonica, ci sono case che non hanno neanche il citofono e quindi per entrare in casa o si bussa o si chiamano le persone ad alta voce. In questo borgo il nulla è colmato dai colori, dalle relazioni interpersonali, da un vero concetto di amicizia e di vicinato, tant'è che le case sono aperte a chiunque voglia entrare. L'iniziativa che noi abbiamo inaugurato appunto una decina d'anni fa si chiama I colori del grigio e da allora di grigio ne abbiamo colorato tanto. Sono venute persone, artisti da tutto il mondo, i quali non si sono risparmiati in arte e in passione e hanno dipinto questo grigio. Nel momento in cui una persona vede queste opere si immedesima e quindi l'umore cambia automaticamente. Io vedo proprio gli occhi delle persone che sorridono nel guardare questi murales. Mi sento impazzire, perché è veramente una cosa che non è mai successa in questo paese, che prima era molto più tranquillo, triste. Non li vedo pazzi loro, e appresso anche noi di questa cosa che hanno, diciamo, deciso di fare. La cosa più bella è di vedere tutti questi signori che siete venuti. E io poi, che sono pure un poco impatente, ho chiesto a tutti di dove siete, da dove venite, da me. La curiosità, diciamo, di sapere. È cambiato Valogno, il paese è cambiato proprio del tutto. Il grigiore è stato tolto da questi bellissimi murales che sono Ciro Palumbo, Carloni, Caramagno. 5-6 li ho fatti anch'io. Man mano che io portavo avanti questa operazione veniva fuori da parte delle persone che venivano lì, mi portavano da mangiare, mi chiedevano magari il significato di quel racconto, cominciavano a legarsi con me e io mi legavo a loro, nel senso mi interessava le loro vite, le loro storie. Mi sono lasciata un po' trasportare dalla scia di Giovanni Dora, da questo loro progetto così bello. Noi a Valogno ci facciamo rubare il tempo, l'anima, perché vogliamo che avvenga questo scambio proprio, no? Quindi al sud siamo ancora capaci di voler bene al nostro territorio e di renderlo ancora molto bello e accogliente. È molto facile a volte anche scappare, anche dalle proprie responsabilità. Io credo che sia anche più coraggioso chi rimane e ci crede, come Giovanni Dora, come me, come anche gli altri abitanti del borgo.